C'è questo lavoro che ormai ci vede impegnati da anni nel cercare naturalmente di rivalorizzare le zone interne, i piccoli borghi, soprattutto nell'area cratere. Dopo il sisma naturalmente c'è stato un momento di grande difficoltà che ancora persiste, tanti sono gli sforzi che in maniera sinergica le istituzioni stanno facendo. Questa iniziativa va proprio in quella direzione, il Consiglio regionale appunto ha voluto finanziare questa iniziativa che è un'iniziativa culturale, ringrazio il direttore Carlo Michini per il grande sforzo che è stato fatto, per averci creduto insieme al suo gruppo, perché non è una cosa semplice naturalmente credere e investire in luoghi così difficili, complessi, lo ricordo appunto, la situazione post-sisma pone una situazione di grande difficoltà per chiunque appunto vuole investire nel nostro territorio, quindi mi è sembrato giusto proporre all'attenzione del Consiglio regionale un contributo che nella scorsa finanziaria ha visto appunto la luce, la realizzazione per aiutare in realtà come questa, quindi un plauso sicuramente all'iniziativa culturale, sociale, alla valorizzazione come ha già anticipato il direttore Michini dei luoghi specifici della provincia di Teramo e non solo, appunto quindi su questo sicuramente è un inizio, non è un punto di arrivo, far sentire a queste realtà e ai giovani professionisti che ci stanno mettendo la faccia e il coraggio che le istituzioni ci sono. È la nostra nona edizione, sono 9 anni che lavoriamo sul territorio, sull'itinerario culturale Valle delle Abbazie che appunto mette in rete 5 abbazie romaniche e benedettine della provincia di Teramo. E intorno al progetto culturale Valle delle Abbazie abbiamo incluso anche tutti i borghi della vallata del Vomano, Mavone e del Tordino. Quest'anno, dicevo, è la nona edizione e la programmazione è veramente c'è un taglio veramente internazionale, ci sono tanti musicisti americani, europei che si alternano, ci sono tante novità a partire dall'Abbazia Jazz Orchestra diretta dal maestro Pino Iodice, poi c'è Abbazia Jazz Contest per la valorizzazione della creatività emergente, abbiamo ricevuto più di 10 iscrizioni da tutta Italia, di ragazzini, di ragazzi che hanno mandato le loro proposte, verranno selezionati tramite un video online e poi le migliori 4 band saranno invitate per la serata finale live. La programmazione artistica strizza l'occhio alla contaminazione, il jazz dà, il jazz prende. Il jazz è un linguaggio musicale che nel corso di un secolo ha sviluppato il 200% delle proprie possibilità e quindi è riuscito a dare e a concedere. E grazie a questo sono venuti fuori linguaggi veramente belli ed interessanti come il funky, musica fusion, il latin jazz. Ecco, quest'anno Abbazia Jazz Festival propone dei concerti di questo tipo.